bel messaggio ovviamente per i ragazzi della tua età, per i giovani, diciamo, usare quella parola che oggi va molto di moda, no? Che si chiama resilienza, cioè a prendere il meglio della vita nonostante le difficoltà. E c'è anche un secondo messaggio che, nonostante questo film ti dà un po' una favola, perché non tutte le favole però purtroppo vanno a finire bene, e quindi prenderne atto di coscienza. That is a great takeaway from the movie. I don't know if that's what we were getting at about the no happy ending and such, but to me, I took it as, you know, this isn't advice for a millennial that's just our age. This is advice for every single one of you in this room. And what I learned from a very young age, that just about everything can be taken away from you very easily. And I meet so many people in the daytime that they don't want to take this step. Oh, they'll just do it tomorrow. Or they'll do it the next day, or they'll do this. Or they don't want to contact that person and say, hi, I love you, because they're in a fight with them, and they don't want to get over it. And I look at these people constantly, and I'm always just like, these moments are not to be spared. They're not to be messed with. You can't just let them lay at your feet. Because if you don't ever take them, then tomorrow, every day you wake up is a thousand ways to die. And that is what Katie lives by. Every single day, as we say in the movie, is a miracle that she's even here. It's not a question of if, it's a question of when. And sadly, that is, and happily, that is life as well, is you really don't know every day you wake up or every night you go to sleep if that's going to be the last time you lay in your bed. And I think that everyone should take that advice a little bit more often and live as Katie does, a little bit more in her heart, where she sees a chance, and even though that might literally kill her, for her, it is worth it enough just to live a little bit more than she is allowed to. And that right there is when I hear people say they live life freely. That is what I think of. Ti ringrazio per la domanda e voglio dirvi questo. In realtà il suggerimento, il consiglio che questo film, il messaggio che questo film vuole dare non è diretto soltanto ai giovani come me, è un consiglio, è un suggerimento che il film lascia a tutti voi che siete qui in questa sala. Ho imparato sulla mia pelle già da quando ero bambina quanto può essere difficile vivere una vita soffrendo anche per un problema che ho avuto, e ho anche imparato sulla mia pelle che cosa vuol dire rimandare, procrastinare. Sento spesso molti dei miei coetanei dire ok, lo chiamerò domani, gli dirò domani che gli voglio bene, riferendosi ad un amico o ad un parente, ma quello che invece io mi sento di dire è che questi momenti non sono eterni. Il messaggio del film è proprio questo: Katie ha una grande difficoltà nel vivere questo disagio, nel vivere questa vita, ma tutto ciò che ha è un qualcosa di molto grande per lei. È un miracolo, sentirete spesso nel film questa frase, it's a miracle, è un miracolo, perché per lei è un miracolo essere viva ogni giorno, anche se può farlo un po' alla volta e non può godersi tutto. Quindi quello che vorrei dirvi è che vale la pena vivere anche dando importanza, soprattutto dando importanza ai piccoli momenti della nostra vita quotidiana, esattamente come fa Katie. L'ultimo momento. Buongiorno, Francesca Carleoni dell'ANSA, e volevo chiederti, nel modo in cui stai portando avanti la tua carriera, c'è molto coraggio, perché stai portando avanti più cose, la carriera musicale, quella di attrice, in cui non fai scelte scontate, fai anche scelte coraggiose. Penso ad esempio a un film come anche Assassination Nation, che poi è diventato il film più comprato del Sundance. E hai diretto un video e ora è girato un film, uno dei film più attesi dell'anno, che è quello di Dolan. E volevo chiederti, visto, e oltretutto ti impegni molto anche in cause civili, in battaglie civili, la battaglia contro le molestie, anche da un punto di vista personale, e volevo chiederti quanto è difficile alla tua età, visto che sei così giovane,
portare avanti la tua carriera in modo così coraggioso e autonomo, visto che spesso sappiamo che Hollywood impone dei modelli molto rigidi. Grazie. It is difficult, yes, but what other choice in this day and age but do we have to be brave? We have no other choice but to keep striding forward, keep striding for better. Why in this time of the world would we want to be a bigger fuckhead? I mean, honestly, why do we need another one? We don't. We need people in the world that actually want to do some good, whether it's change someone's day in the smallest way. As you said, you pour my water because you said you wanted to live by what I mentioned, which was just be a bit nicer in the daytime, in the nighttime. Just open that door, that one door for that person that's walking through, that has kids, that is struggling, that's not even thinking, you know, be that person. In our day and age, there's no choice but to be that person because we can't keep going like this as how we are. And so I take that in everything that I do, every role that I play. I always say, but what is this gonna do for the people that are in this position? For the people with XP? What are they going to see this movie and how are they going to feel about that? Any role that I take or movie is, and music as well, is if someone hears this song, is it going to change them? Is it going to leave an imprint in some way? Even if it's really, really small, if it's good, then your job is done. And that is why we do what we do. Ti ringrazio molto per questa domanda. È difficile? Sì, lo è, lo ammetto, è molto difficile portare avanti cose differenti, ma quello che io dico è questo: a questa età, alla mia età, si può solo che essere coraggiosi. Se si fa un mestiere come il mio, che sia il musicista o l'attrice, si è consapevoli del messaggio che si sta dando. Noi abbiamo bisogno di persone che apportino un cambiamento. Come hai detto anche tu, Maglio, prima con l'acqua, quando mi hai detto che volevi essere gentile con me nel versarmela. Ecco, è nei gesti quotidiani che esiste che cosa? Il bene che ognuno dà all'altro. Quello che io dico sempre a me stessa quando accetto un ruolo da interpretare è: ok, non possiamo andare avanti così in questo modo. C'è bisogno di persone che portino avanti un messaggio. Quando ho interpretato per esempio il ruolo di Katie, mi sono chiesta come sarebbe la vita davvero di questa ragazza con questo tipo di malattia, come si sentirebbe lei. E ogni volta che interpreto un ruolo in un film o che canto una canzone, quello che dico a me stessa è sempre la stessa cosa. Quale cambiamento apporterà il ruolo che sto interpretando? Quale cambiamento apporterà la canzone che sto cantando? Se il messaggio che ne viene fuori è un buon messaggio, allora ok, vuol dire che sto facendo la cosa giusta. Voglio darvi anche un attimo un contesto, uno spunto riguardo all'episodio del bicchiere. Perché ho detto una cosa del genere? Perché mi ha colpito molto un articolo scritto da Bellator nel gennaio del 2017, subito dopo le elezioni di Trump, in cui parlando di una marcia a favore del potere delle donne, diciamo così, Bella scrive una cosa molto bella a proposito del contrastare la bruttezza del mondo con un'arma molto semplice, che è la gentilezza, che è il piccolo passo, il piccolo gesto gentile. Questo è molto interessante, vi invito a guardarlo, a leggerlo online. Refinery 29 è questo sito dove si trova questa legge. Seconda cosa importante è che quello che fa Bellator è importante ulteriormente, perché lei ha una piattaforma, una community enorme a cui parlare. Circa oltre 17 milioni di follower su Instagram, significa che una nazione intera di giovani la seguono e ascoltano quello che dice. Quindi tutto ciò che dice in qualche modo ha un riverbero sulla comunità. Buongiorno, sono Roberto Sapienza di Brava Colori. Volevo chiedere, io compreso la mia ignoranza, non conoscevo questa rara malattia, quindi volevo chiedere alla signora Torna se si è informata, se ha incontrato persone che sono state male
e volevo chiedere, facendo il punto di scongiuri, se dovessi un giorno stare in una malattia brutta, a cosa le piacerebbe di più rinunciare come ha dovuto rinunciare Kate nella sua breve esistenza? I also did not know about SP before I read the script, and then I did a lot of research on the disease, but unfortunately there's just not very much research out there at all about it, so I watched a lot of YouTube videos of people with the disease talking about it, because it's a little bit difficult to visit these people because they can't go out, they can't travel, so it's a little bit harder, but man, if I had XP, I think the thing that I would miss the most is literally the thing that I can't have, is the sunlight. I love the sun, I love the warmth on my skin. It makes me feel alive when I step outside and I'm exhausted and I am just like, okay, here we go, Bella, get through another one. You know, that sunlight is what brings me kind of like a nice, happy energy to my day, and it kind of carries me as long as the sun is out. In realtà nemmeno io conoscevo questa malattia prima di girare questo film. La prima cosa che ho fatto è stata ovviamente fare delle ricerche, anche se in realtà non è mai abbastanza, nonostante tutti i video che ho guardato su YouTube. Naturalmente incontrare gli ammalati che sono affetti da questa malattia è difficile, perché di fatto non possono uscire nelle ore in cui c'è la luce del sole. Quello che ti posso dire è che se io fossi affetta da questa malattia sicuramente mi costerebbe tantissimo rinunciare proprio alla luce del sole, perché il sole per me è energia, e anche per esempio quando so che sto per cominciare una giornata difficile o molto impegnativa, quello che faccio di solito è proprio uscire e godermi la luce del sole, perché il sole per me rappresenta l'energia che mi dà la possibilità poi di andare avanti durante il giorno e di affrontare proprio i vari impegni lavorativi che mi aspettano. Quindi questa è la più grande difficoltà. Grazie. Abbiamo tempo per un'ultima domanda. Rosa, vai. Esatto. E volevo chiederle, prima si parlava della sua popolarità, delle tante persone che la seguono, ma cos'è per lei il successo? Grazie. What is the success for me? For real, that is a good question. Bella domanda. My friend, we were walking down the street, just plain old, we were having deep conversations, pretty usual. And he said, where do you want to be in 20 years? And I was like, oh goodness, like that is a loaded question. And the only thing that I could really think of was, I just want to be happy. Like, man, in 20 years, I really hope that I have done enough in my life. I've helped at a certain point where I feel good when I go to sleep. I feel happy every night. And that to me would be success. Bella domanda. Ti farò un esempio dopo aver riflettuto. Un giorno stavo camminando, facendo una passeggiata con uno dei miei amici. Ad un certo punto questo mio amico mi ha chiesto: Bella, dove ti vedi tra 20 anni? Sai qual è stata la mia risposta? Io tra 20 anni mi vedo felice, perché voglio essere felice. Se in 20 anni sarò riuscita ad aiutare le persone che voglio aiutare, ad aver fatto abbastanza, allora mi riterrò una persona di successo. Per me il successo vuol dire essere felice. Non posso, ci vuole. Prima di passare la parola a Roberto, un'ultima notazione. Hai girato ed uscirà in autunno un nuovo film con Scott Speer, che è I Still See You. Quindi si è creato, credo, un film, tra l'altro, a storia interessantissima, ambientato in I Still See You. They changed the title. I don't even know about it. There was a problem with the title.
Okay, I still see. When does that come out here? Here in October, I think, in autumn. Oh, oh, I'll touch base with that after you finish. Because that was actually my first time. Ah, okay. Si sta parlando del nuovo film che potrebbe uscire in autunno, sì, giusto? Perfetto. Quindi lascio posto a Roberto. Sì, no, in realtà io volevo dire una cosa. Io all'inizio della conferenza stampa ho ringraziato Bella per essere venuta. Adesso dopo averla sentito parlare, a me ha molto molto commosso questa conferenza stampa, ne facciamo tante noi. Mi è piaciuto molto la profondità delle sue risposte, mi è piaciuto il modo in cui lei non ha dato risposte velocemente ma ci ha riflettuto. Questa cosa qui mi fa molto piacere perché noi in realtà saremo i distributori di questo nuovo film dello stesso regista di Midnight Sun e sempre con Bella Thorne, quindi siamo, come dire, contenti che torneremo a lavorare con lei. E con Scott Speer, che comunque ha diretto un grandissimo film, un film secondo me spettacolare, bellissimo. Quindi il nuovo film è un altro film che ho visto, è un film di genere, però molto molto interessante. Uscirà in autunno in tutto il mondo, in America e in Italia compresa, e in italiano si chiamerà Sei ancora qui, e in inglese si chiamava Break My Heart 1000 Times, adesso in America si chiamerà I Still See You. Comunque insomma era per dire che sono veramente molto molto grato a Bella di aver accettato l'invito, perché è stato molto bello sentirla parlare. Oh, grazie! Thank you. If you want to say something about this movie. Oh yeah, 100%. This is I think by far my favorite movie that I have filmed. I am so lucky to be able to work with the same director again, and this could not be a more different movie than Midnight Sun. So what's very interesting is that you'll watch the same actor and director work together again, but in the most different way. And luckily Scott and I, we know each other so well, the director, he would look at me on set, and he would just look at me, and he'd about to be saying something, I'd be like, mm-hmm. And then I'd do it, because we had that kind of connection and understanding from working together now for so long. This movie is very dark, it's in your face, and it might make you cry a little bit. Allora, di questo film cosa vi posso dire? Che sicuramente finora è il mio preferito e vorrei ribadire quanto sono fortunata a lavorare con un regista come Speer. La cosa interessante è che il film che uscirà ad ottobre sarà diretto dallo stesso regista ed è molto interessante il rapporto che siamo riusciti a creare con lui sul set. A volte ci basta guardarci e capirci solo con un'occhiata. Questo è molto importante perché il film che vedrete ad ottobre è diverso da quello che state per vedere oggi. Il titolo sarà In Your Face, probabilmente cambiato. No, è un modo di dire, è molto In Your Face. Ah, è molto, okay. Okay. Il titolo è Still See You. Il titolo è Still See You, quindi in realtà è nello stile che chiamate e vi farà piangere ugualmente anche questo, però è un film molto diverso perché è molto dark. Sì, un film distopico, fondamentalmente il mondo è rimasto praticamente disabitato e tutte le città sono abitate dai fantasmi, quindi il sogno di ogni sindaco italiano. If you will excuse me, I'm gonna look in this mirror, I got an eyelash, it's been in my eye this whole time. Un attimo perché non c'è niente. Grazie.